a tutti amici tubers e bentrovati da uno dei due Marchesi Rossoblu. Come vedete mi sto dirigendo allo stadio Pietro Barbetti per andare ad assistere alla partita tra Gubbio e Sud Tirol, seconda giornata di campionato e prima partita che il Gubbio giocherà al Barbetti per questa nuova stagione. È un impegno che per quelli che ricordano le precedenti stagioni del Gubbio ha un sapore particolare, perché se molti lo ricordano, anche qualche anno fa ci fu la prima di campionato in casa con il Sud Tirol e l'annata si concluse con la conquista della Serie B. Ovviamente non voglio esagerare dicendo che il nostro obiettivo è la Serie B, però sicuramente speriamo che vincere questa partita ci possa portare appunto a quell'obiettivo che abbiamo raggiunto quella volta. E quindi direi che mentre adesso sto andando a cercare un parcheggio per andare a vedere la partita, direi che posso passare la linea al mio collega Marchese Rossoblu Elia per i suoi primi commenti dalla tribuna. A te Elia. Grazie per la linea, Emanuele. Siamo qua allo stadio Pietro Barbetti. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, un gol annullato dal Gubbio, secondo me nullo nei primi minuti. E niente, si è visto un buon Gubbio sul primo tempo sotto il punto di vista tattico, tecnico e anche del fraseggio, diciamo, a centrocampo. Un ottimo Volpe che come al solito si dimostra un gran portiere. E niente ragazzi, come primo video per il momento è tutto. Ridò la linea al mio collega Emanuele e ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Ringrazio Elia per il suo intervento e dalla curva vi dico anch'io cosa ne penso di questo primo tempo. Allora, Gubbio Sud Tirol, come sapete, è sul risultato di 0-0, una partita secondo me un po' bruttina tra due squadre che hanno provato a imbastire delle trame di gioco, però il più delle volte ci sono stati degli errori individuali che hanno rovinato un po' il tutto. C'è stato un gol annullato al Gubbio per un colpo di testa del numero 9, che ancora devo capire quale giocatore è, però sembra che la posizione del giocatore era in fuorigioco, quindi è stato giusto annullarlo. Come ho detto all'inizio, è stata una partita finora un po' tesa, un po' contratta, con alcuni errori individuali. Sembra che il Gubbio però sia più in partita rispetto al Sud Tirol, anche se comunque anche loro hanno avuto delle occasioni per poter passare in vantaggio. Speriamo che nel secondo tempo possa migliorare il livello della partita, perché cominciare con una vittoria in casa, ovviamente parlando della prima partita in casa, sarebbe sicuramente una buona iniezione di fiducia in vista della prossima trasferta. Per adesso sono soddisfatto, diciamo a metà, perché comunque ho visto delle buone cose, però dobbiamo migliorare secondo me molto quando dobbiamo concludere un'azione, perché facciamo delle belle trame, però a volte siamo troppo lenti e a volte perdiamo delle palle sciocche. Questo era il mio commento del primo tempo, ci vediamo alla fine del secondo per commentare tutta la partita. Gubbio è passato in vantaggio nel secondo tempo, finalmente, dopo un periodo molto sofferto. Gubbio passa in vantaggio con un bel destro potente. Partita molto complicata, molto tesa, molto equilibrata, finalmente sbloccata. Mi sembra sia stato Candellone, ma voglio avere la certezza dello speaker. Ah, Ferri Marini. Credo sia Ferri Marini. Continua, se è stato veramente Ferri Marini, continua la sua striscia positiva di gol. Bene così. E come vedete l'ambiente. Anzi no, è stato proprio Candellone, è stato. Ferri Marini ha solo incitato la folla. Grande gol e Gubbio in vantaggio. È finita proprio adesso la partita. Il Gubbio vince per 1-0 contro la Sud Tirol con i gol di Candellone, primo gol con la maglia rosso-blu. Ecco i nostri ospiti d'eccezione.
Eccoci quindi qui ragazzi, come vedete lo stadio si sta un po' sfollando perché la partita è conclusa da poco. Come avete saputo e detto ormai da tanto tempo, il Gubbio ha vinto per 1-0 grazie al gol di Candellone nel secondo tempo, dopo una bella azione personale credo di Ferri Marini, dallo stadio non l'ho visto bene. Però comunque è una vittoria importante, anche se sofferta contro un avversario che si può dire ci ha messo in difficoltà, non tanto con le occasioni da gol, ma con il gioco che ci ha un po' chiuso, diciamo, gli spazi. Abbiamo sbagliato tanto in fase di impostazione, anche in fase di conclusione, però l'importante è che siamo riusciti ad ottenere questa vittoria che ci permette di andare a 4 punti in 2 partite. Sicuramente un bottino, niente male, anche se secondo me dovremmo migliorare un pochino sotto il punto di vista del gioco, ma si sapeva che la Lega Pro non è la Serie D ed è sicuramente molto più complicato fare il gioco e vincere le partite. Comunque in ogni caso i 3 punti sono arrivati. Tra poco sentirete il commento di mio cugino Elia e ci vedremo a Pro. La partita finisce 1-0 per il Gubbio, gol di Candellone dove ha fatto una bellissima azione Ferretti, dove con un colpo di biliardo defilato sulla destra l'ha messa proprio dall'altra parte sulla sinistra, dove Candellone a tu per tu col portiere la mette sotto l'incrocio. Che dire ragazzi, una partita bella, il Gubbio ha fatto la sua modesta partita, ha trovato di fronte un gran Südtirol, un'ottima squadra che sicuramente farà bene in questo campionato. Ma sicuramente chi meritava oggi di vincere era il Gubbio. Partita diciamo molto simile a quella di Pordenone, dove però il Gubbio questa volta ha saputo tenere meglio la palla. E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti quello che pensate di questa partita. Mi raccomando, tanti pollicioni. Vi do la linea al mio collega Emanuele che adesso incontrerò e ci vediamo alla prossima ragazzi. Forza Gubbio, 1-0, avanti così. E alla fine i Marchese Rossoblu sono riusciti a riunirsi. Purtroppo dopo ragazzi quest'anno, spieghiamo il motivo di questa novità. Beh, purtroppo io c'ho abbonamento in curva e tu in tribuna. Io in tribuna, siamo in due settori. Però comunque è una cosa positiva perché diciamo vi possiamo far vedere la partita su due fronti diversi, diciamo da una parte e dall'altra. Uno il cuore degli ultras rossoblu e diciamo i tifosi più pacati, diciamo. Io non so tanto pacato. Lo so, però infatti te sei nella parte sbagliata. A parte scherzi, comunque dato che la partita ve l'abbiamo già commentata, chi da una parte chi dall'altra, usiamo questa parte insieme per poter dare dei voti, diciamo. Allora innanzitutto il migliore in campo secondo te è Ferretti. Perché? Perché ha dato manovranza a tutta la partita, ha saputo giocare bene, ha trovato soprattutto il, è stata una mina vagante. Il colpo da biliardo così proprio che ha messo in porta Candellone. Ah, quindi era Ferretti, che infatti non avevo capito. Candellone ha fatto un grandissimo gol, però diciamo che la maggior parte del gol è quello di Ferretti. È merito di Ferretti. Ferretti, questa per me, voto in pagella 7 pieno. Sì, guarda, anche secondo me, dato che adesso ho capito che era stato lui a fare quell'azione, si merita comunque un bel voto, 7,5, ma comunque secondo me il migliore in campo, perché è riuscito a trovare quella cosa all'improvviso, diciamo, perché era una partita un po' tesa, sbagliavamo molto in fase di impostazione. Una partita alla pari comunque. Sì, una partita alla pari, anche se entrambe le squadre potevano fare un pochino di più, ragazzi, diciamo. Adesso che l'importante siamo, è che abbiamo vinto. Vi leggo la momentanea classifica, ovviamente con le squadre che hanno giocato in questo momento. La nostra fortuna è che le squadre a 3 punti hanno pareggiato e quindi noi abbiamo raggiunto, abbiamo recuperato l'handicap della prima partita. E se ne va la capolista. Che poi c'era un coro che diceva vuoi andare via da questa merda di categoria, sperando di andare in supero. Certo, comunque l'importante era ottenere la vittoria, l'abbiamo ottenuta. Sempre forza Gubbio, ci vediamo presto per il commento della partita che giocherà il Gubbio contro Gubbio a Lumezzane. Lumezzane poi partita... giocheremo in casa di mercoledì con la San Benedettese. Due partite toste, ma con la San Benedettese abbiamo dimostrato di avere una buona, un buon cammino, diciamo. Esatto. Quindi ragazzi, un saluto. Marchese Blu 1-2-1-2. Gli step sono finiti per questo video. Al prossimo step lo diremo al prossimo video. Però io nelle scorse parti non ho detto al prossimo step. Come cazzo facciamo? Cancelliamo questo video. No, a parte scherzi. Chiudiamo il canale di Marchese Blu perché ha detto la cosa sbagliata. Fine. Ciao ragazzi.